Uno dei nomi caldi ma veramente bollenti, diciamo cocenti di questa sessione di mercato sarà Papu Gomez. Sapete, io, io sono attaccato a questo nome. Lo ci ha detto, lo riconfermo. Ed è uscita fuori. È uscita fuori una roba. Un possibile scambio. Un'ipotesi. Tanti giovani. Scarichiamo l'app. Ecco, facciamola. prima di iniziare, prima di parlare, prima di investigare, prima di sondare, prima di approfondire, scarichiamo l'app. OneFootball, così rimaniamo aggiornati su eventuali eh, nuove indiscrezioni, possibilità, scenari, prospettive. Eh, scarichiamo l'app, così rimaniamo aggiornati H24 sulle varie news. Se ne va pure a fuoco, se ne va a quel paese, anche la web. Eh, scarichiamo l'app, così sappiamo tutto. Anche perché domani finalmente si torna a correre in campo, non fuori dal campo, in campo. Finalmente risultati, classifica, calendario. C'è bisogno di OneFootball per rimanere aggiornati. Link in descrizione, l'app è gratuita. Ne approfitto brevemente al volo, al volo, al volo. Anche per dirvi che dalle 23, alle... no da... dalle 23, eh. Fino a luna siamo in live sul secondo canale, link in descrizione, stasera si fa in scena, ragazzi, iscrivetevi perché d'ora in poi le live non saranno più qui, se mi volete in live, eh? su tre uomini e un pallone, che nome ragazzi, link in descrizione, anche lì, passateci, 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 eh? che ci becchiamo dopo e approfondiamo tutto. Allora, scambio Gomez Bernardeschi, Gomez il papo è eh? Alejandro Gomez Bernardeschi, chi lo ferma, chi l'ha buttata lì? Paganini Attenzio, attenzione, chiariamolo subito. Paganini non è il killer assoldato Là da, 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 da quei delinquenti, da quei mascalzoni di, altrimenti ci arrabbiamo. Non so nemmeno come si. Non ricordo, no. Però vi ricordate Paganini, quello col col viol, che, che aveva la custodia del violino invece c'aveva il fucile. Ve eh, lo ricordate? Ma non avete visto altrimenti ci arrabbiate? Ma stiamo scherzando, ragazzi. Comunque no, se non l'avete visto, non fa niente perché non è lui, non è quello là. È l'esperto, l'esperto di Rai Sport Paganini. Paganini. Paganini la buttata là, ha detto, ha detto c'è questa. La Juventus sta pensando ad uno scambio tra Papu e Bernardeschi. Ecco. Questo che significa? Praticamente una mazza. Perché anche io spesso e volentieri mi metto. È fantastico, devo essere sincero, ogni tanto. Prima, specialmente quando era più giovane, adesso sono vecchio e sta invecchiata anche lei. Pensavo spesso alla canalis, pensavo spesso di portarla a mangiare un po' di sushi, di andare al cinema. A volte andavo anche oltre nel, nel fantasticare. Ma non si è mai avverato. Quindi, il pensare in soldoni la morale dove so chiacchiere sono, sono tante chiacchiere, sono tante possibilità. In realtà, procediamo per gradi. Eh, la Juventus può essere interessata al Papu Gomez, onestamente la Juventus finché c'è un certo Dybala in squadra secondo me non serve andare a prendere Gomez. Dove, dove potrebbe giocare Gomez onestamente nella, nella Juventus se fatica appunto a trovare spazio lo stesso dibala? Alla Juventus serve come più e più volte detto un vice Morata. Io non, non credo proprio interessi alla Juventus questo prototipo. Prototipo? Brutto da dire. Prototipo? diciamo, il prototipo di giocatori. Quindi, sì, per quanto Bernardeschi non sia più nel progetto, eh, o, mh, la vedo comunque difficile, la vedo comunque improbabile come, come operazione. Va detto che queste voci circolano soprattutto perché, e diciamolo pure, diciamolo pure perché l'Atalanta non è intenzionata a regalare nulla l'Atalanta nonostante per l'ennesima volta non lo convochi ancora è uscito, sono uscite le convocazioni dell'Atalanta Papu Gomez è di nuovo fuori quindi comunque partirà a gennaio se hai capito che partirà oppure sarà messo fuori rosa non lo so però l'Atalanta muso a muso non lo cede a zero scusate di gestione non ho ancora cenato. non lo cede a non lo cede a zero Sarebbe interessata a cederlo magari con uno, in uno scambio. uno scampio, che io scampio, che non pesce spada, in uno scampio, eh, appunto, guadagnandoci magari qualche giovane di prospettiva. Adesso, per un'adeschia non è che sia più giovane, ma quando c'ha 26 anni, eh, quindi potrebbe essere, 26 se non sbaglio, 24, 26, 26, quindi potrebbe essere una possibilità, potrebbe essere una possibilità, eh, Fatto sta che questo resta, resta un nome caldo. Il giocatore pare, pare comunque intenzionato a non spostarsi troppo da Bergamo. Quindi, Milano sarebbe la meta perfetta. Eh, come abbiamo già detto, ci sono tante altre squadre. Oggi si è detto che, che la Lazio comunque non formulerà un'offerta, almeno non per. Per gennaio, dicono che il Milan invece lavori sotto traccia, c'è anche la Roma, di squadre comunque ce ne stanno, ecco perché dico che questo rimarrà un nome comunque caldo, un nome importante, un nome che farà ancora scrivere tante, tante pagine di giornali e poi chissà come andrà a finire, ehm, vedremo, io come ho già detto... Non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe in molti, ribadisco, rispetto, perché no, nonostante non condivida il pensiero di quelli che continuano a dire, no ma questo è un Ericsson 0, che la prendete fa. Eriksen e Gomez, ragazzi, basta guardare le partite dell'Atalanta, della DEA, e diciamo che ne ho viste, per mia fortuna, devo anche ammetterlo, ne ho viste tante di partite dell'Atalanta, e vi dico che Gomez non ci azzecca proprio niente con Ericsson, un giocatore totalmente differente. Per cui mi piacerebbe tanto, eh, sarebbe, sarebbe un giocatore che potrebbe offrire una valida alternativa. Di sicuro, forse all'Inter ad oggi, onestamente, potrebbe servire più un vice Lukaku, perché sappiamo come si basi il gioco di Conte sulle varie sponde degli, degli attaccanti. Quindi io eh, chiudo la porta, gentilmente, è un casino incredibile. Quindi io dico, io dico che... Un vice lucavo forse potrebbe Però Gomez è un nome così allettante Che se c'è la possibilità Andiamola a prendere Andiamo a bailare insieme a lui Se è possibile Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate voi Commentate, likeate se vi va Perché noi iscrivetevi al canale Vi aspetto dalle 23 in live Su tre uomini e un pallone Link in descrizione Mi raccomando per passarci eh, Per godervi la serata Basta buonanotte A dopo Ciao ciao ciao, ciao. Un abbraccione